Per la prima volta in stagione il Brindisi gioca nel suo stadio al Fanuzzi, ci sono circa 5.000 spettatori, arriva la Juve Stabia capolista che può allungare sul Benevento a questa occasione, dirige Cavaliere Di Paola. Subito in avanti la Juve Stabia con questa giocata da calcio d'angolo, la risposta di Saio su Bellic. Dall'altra parte, sempre dalla bandierina, altra esecuzione di schema. L'arbitro qui indica il dischetto per la trattenuta di Nicolau su Candellone. Va lo stesso ex attaccante del Pordenone dagli 11 metri a trasformare Juve Stabia avanti con Leonardo Candellone. Poi però si accende un parapiglia sull'esultanza. Candellone è bravo a spiazzare il portiere, però nel parapiglia viene punito un colpo di Romeo a Gorzelewski. L'arbitro simula la gomitata, in realtà è stata una specie di manata. In ogni caso rosso, Juve Stabia in 10. Qui si propone il Brindisi con Bunino, viene segnalato il fuorigioco. Siamo nel secondo tempo, il Brindisi comincia con il piede sull'acceleratore, trova il pari con questo cross da sinistra, la sponda di Mbarik Fall. Il gol lo firma Bruno Valenti, è il secondo in stagione per l'argentino, che ha anche la fortuna di trovarsi al posto giusto sul colpo di testa del compagno. Segna in maniera quasi casuale, però grande opportunismo per Valenti. Bunino qui si esalta, Tiam bravissimo a scendere dall'alto dei suoi due metri. Il Brindisi è sbilanciatissimo in avanti e qui rischia pallone scippato da Buglio, che dialoga con Candellone, poi non prende bene la mira. Con la porta di fronte Davide Buglio, occasione fallita dalla Juve Stabia. Continua però a macinare calcio in avanti il Brindisi. Qui sul tentativo di destro incrociato di Ganz, ha provato Moretti in scivolata, non è riuscito a trovare la porta. Galano, reazione sul tentativo di trattenuta di Guarracino. Cartellino rosso, ripristinata la parità numerica. Arriva però un altro rigore su questo contatto che è sembrato spalla a spalla a vederlo live. L'arbitro però decide comunque di assegnare il tiro dal dischetto. Va Ganz, conclusione centrale che non impensierisce Tiam. Occasione enorme sprecata dal Brindisi per il sorpasso. Finisce così 1-1 tra Brindisi e Juve Stabia.